S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Un cordiale saluto, bentrovati ad S come Salerno qui a Radio Alfa. Un saluto da Pino Delia, quest'oggi c'è un cambio nella conduzione. Un saluto alla collega Ersilia Giglio, ma con noi come sempre il sindaco e vice ministro Vincenzo De Luca. Bentrovato, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sindaco, cominciamo dalle tematiche dell'ambiente. Lei ha avuto un incontro con il ministro Orlando e le voglio chiedere subito se avete parlato, avete affrontato il problema del termovalorizzatore a Salerno così come a Napoli. No, per la verità l'incontro è stato sollecitato dal ministro dell'Ambiente in relazione ad una preoccupazione fortissima che ha quel ministero rispetto alle procedure di infrazione ambientale che rischiano di scaricarsi sull'Italia da parte dell'Europa. Il rischio sostanzialmente è questo, che l'Italia riceva una penalizzazione di 200 milioni di euro l'anno per non aver rispettato i programmi ambientali che aveva proposto all'Unione Europea. Questo sarebbe veramente un delitto, dover pagare all'Unione Europea 200 milioni di euro di penalità per non aver varato i programmi di raccolta differenziata e di qualificazione ambientale, è davvero una cosa che grida vendetta. E dunque il Ministero è molto preoccupato di evitare questo disastro. E abbiamo ragionato ovviamente sulla situazione della Campania, che è la principale imputata. Sì. Ed è quella campana la situazione che motiverebbe in larga misura le decisioni dell'Unione Europea contro l'Italia. Il tema dei termovalorizzatori è uno dei temi oggetto dell'attenzione dell'Unione Europea, la quale continua a porre all'Italia questo problema. Come mai è possibile che dalla Campania, da Napoli, si continuino a portare i rifiuti in giro per l'Europa, in Olanda o in altri paesi, e non si realizzano impianti di smaltimento dei rifiuti che si realizzano in tutto il resto del continente? E ovviamente da questo punto di vista siamo sostanzialmente a zero. La posizione delle istituzioni di Napoli è quella che conosciamo: nessun termovalorizzatore nell'area di Napoli, che è quella che produce più rifiuti non trattati, Napoli-Caserta. E poi c'era nelle previsioni programmatiche anche l'impianto di Salerno, che noi abbiamo contrastato per diverse ragioni. Sì. Per diverse ragioni, e fondamentalmente per una, perché quando si realizza un impianto del genere bisogna avere la certezza assoluta del controllo sulle tecnologie e sulla gestione dell'impianto, perché se si fa un impianto serio e ben gestito non è altro che un impianto industriale. Se non lo si fa con i criteri giusti e con i controlli giusti, può diventare un impianto che ha un impatto nell'atmosfera, sul territorio e quant'altro. Ecco, sindaco, quindi diciamo che ad oggi la situazione è questa, di sostanziale blocco rispetto alle realizzazioni degli impianti. Per quello che riguarda Salerno, ovviamente sapete tutti che siamo all'avanguardia, abbiamo realizzato un nuovo impianto di compostaggio per il trattamento dell'umido nella zona industriale. Abbiamo investito questi 25 milioni di euro di fondi europei in un anno e mezzo, abbiamo avuto perfino un riconoscimento per l'investimento e l'utilizzo di fondi europei più efficace di tutti nell'area meridionale, però per il resto la regione Campania non ha mosso una foglia. Ecco, infatti dal momento in cui è stato concepito, pensato il termovalorizzatore, sono passati degli anni, sono cambiate le tecnologie, ma anche appunto la riduzione dei rifiuti è migliorata, insomma si è spinta di più la differenziata, quindi un po' le carte sono cambiate, insomma effettivamente Salerno ha bisogno di un impianto di questo tipo? Fondamentalmente no, la città di Salerno è all'avanguardia in Italia per la differenziata, quindi non è un problema che riguardi la città di Salerno. Quando ci chiamano, fondamentalmente per avere un aiuto sul piano nazionale e regionale, perché da nessun'altra parte si riesce a realizzare niente, questa è la verità, né impianti di compostaggio né impianti di termovalorizzazione. Quando vedono da Roma, ragionando a Roma, che l'unico impianto di compostaggio che si realizza lo facciamo noi a Salerno, è chiaro che poi
alla fine tendono a venire da noi per dire dateci una mano a, a non perdere 200 milioni di euro di fondi europei. Ora è chiaro che da quando noi siamo partiti, lei ricorderà, avevamo il 9% di raccolta differenziata, oggi siamo al 70%, quindi non è un problema che riguardi la città di Salerno e credo neanche la provincia di Salerno, fondamentalmente siamo sul 45-50% di raccolta differenziata, è un problema generale che riguarda l'Italia, riguarda la regione Campania. E per adesso la situazione è questa, abbiamo fotografato insieme la situazione di sostanziale blocco rispetto agli interventi che andavano realizzati nell'ambito degli impegni assunti con l'Unione Europea e dunque questa multa annuale di 200 milioni di euro si avvicina perché non siamo stati in grado di dire all'Unione Europea abbiamo risolto i problemi che ci eravamo impegnati. Quindi non c'è modo di evitarla, Sindaco? Se non si imbocca la strada giusta e non si risolve il problema della raccolta dei rifiuti, dello smaltimento e della riqualificazione delle discariche, la multa arriva. E non è che l'Europa è disponibile a tollerare i nostri ritardi biblici, ultradecennali. In questo momento stanno realizzando, credo sia finito, un termovalorizzatore a Copenaghen. Se voi andate a vedere sul sito, è stato progettato da Ingers, un giovane architetto di straordinario valore, e hanno realizzato sul tetto del termovalorizzatore una pista da sci. È una cosa incredibile, un po' quello che volevo fare io tanti anni fa quando sono andato a parlare con Frangheri per fare del termovalorizzatore un'opera di grande architettura contemporanea e quindi fare addirittura un attrattore turistico. Bene, quella idea l'hanno realizzata a Copenaghen, dove il termovalorizzatore che è nel pieno della città di Copenaghen è diventato un attrattore turistico con pista da sci, locali, discoteche, cioè, è incredibile. Ecco, per chiudere il discorso termovalorizzatore, Sindaco De Luca, lei insomma cosa dice? Una parola chiara, sì o no, si deve fare o no? Per quello che ci riguarda non ci interessa, non riguarda la città di Salerno. Ovviamente stiamo ragionando perché siamo in Italia e cerchiamo di capire che cosa vuole il governo e come fare per evitare di dover pagare altri 200 milioni di euro in un momento di crisi drammatica e quando si fa fatica a trovare 100 milioni di euro anche per mantenere gli incentivi e le riduzioni fiscali per le ristrutturazioni degli appartamenti. Cambiamo argomento dunque, Sindaco De Luca, parliamo di altre opere che interessano la città di Salerno, il porto di Pastena, cosa ci dice di nuovo? Ma è un progetto di finanza che riguarda fondamentalmente un investitore privato che è stato approvato nell'ambito di una programmazione di interventi sul fronte di mare e sulla portualità turistica, è un'altra infrastruttura che può come dire completare una dotazione di posti barca per il territorio salernitano e provinciale. Non so sinceramente quali siano i problemi che si sono creati. Ecco, ma l'assessore regionale Vetrella ha annunciato l'autorizzazione. Ma credo che ci siano tutti i permessi di valutazione di impatto ambientale, urbanistici. È un tema che riguarderà fondamentalmente l'investitore privato. Ovviamente è chiaro che un intervento del genere significa, per quello che ci riguarda come interesse pubblico, la realizzazione del lungomare di Pastena. Da quello che ricordo il progetto prevedeva la realizzazione di 3 corsie di lungomare anche a Pastena, dove attualmente abbiamo il porticciolo turistico che avrebbe una grande riqualificazione. Però credo che sia in corso il progetto, quindi seguirà i suoi tempi. Ecco, rimaniamo proprio sull'ambito del turismo, questa infrastruttura come altre naturalmente vanno nella direzione della Salerno città turistica, a tal proposito proprio da domani 21 giugno arrivano i buyers, i compratori insomma statunitensi nell'ambito di una iniziativa che vede insieme il comune con la Camera di Commercio italo-americana, insomma buone possibilità per incrementare il turismo enogastronomico nel nostro territorio. Guardi, noi stiamo facendo di tutto per dare respiro all'economia salernitana, di tutto. Ci siamo inventati cose inimmaginabili, a cominciare da Luci d'Artista che ci consente praticamente di salvare l'economia turistica e commerciale della nostra città e del nostro territorio in generale.
una delle iniziative che ci siamo inventati per promuovere l'economia soprattutto della provincia di Salerno è questa legata a rapporti speciali da stabilire con gli Stati Uniti d'America e il Canada tramite la Camera di Commercio Italo-Americana di New York. In pratica l'iniziativa consiste in questo: noi portiamo a Salerno, insieme con la Camera di Commercio, alcune decine di compratori, di acquirenti americani, titolari di, o rappresentanti di grandi imprese di distribuzione di prodotti commerciali, grandi catene commerciali, e riuscire a stipulare dei contratti per i fornitori agricoli, per gli imprenditori vinicoli, per gli imprenditori agroindustriali, con i compratori americani, con i distributori americani, significa avere una certezza di mercato, ma significa ancora di più avere una certezza sui pagamenti. Sì. Oggi le imprese che reggono nel mercato italiano sono le imprese che fanno grandi quantitativi di esportazione. Queste reggono perché hanno pagamenti in tempi rapidi e hanno una certezza di mercato. Allora per noi sarebbe un miracolo consentire a decine di imprenditori della Piana del Sele, dell'Agro Nocerino, del territorio regionale di poter stabilire dei contratti, stipulare dei contratti con le catene commerciali americane, con la catena dei grandi ristoranti di New York, parliamo di 400 ristoranti, sì. Sarebbe veramente un miracolo e la salvezza per tanta parte della nostra economia. Quindi dal 21 al 23 giugno Salerno, New York, un'occasione di sviluppo, come si diceva. Sindaco De Luca, un'ultima domanda, parteciperà, porterà il suo saluto alla Notte Bianca che nel fine settimana si svolge a Salerno, nella zona orientale, insomma una zona della città dove c'è bisogno anche di queste iniziative? Se ce la faccio, con grandissimo piacere. Sono stato lo scorso anno a fare una lunga passeggiata da Pastena a Mercatello, poi abbiamo fatto altra iniziativa a Torrione, un concerto molto partecipato a Piazza Portanova. È veramente una splendida iniziativa che serve a creare movimento, a portare gente nella città, a incentivare le attività commerciali. Come lei può vedere, siamo riusciti a fare questo piccolo miracolo, a creare elementi di attrazione praticamente nell'arco di tutto l'anno nella città di Salerno. Innanzitutto con Luci d'Artista abbiamo coperto il periodo più delicato, che era il periodo autunno-inverno. Poi abbiamo, come dire, messo in campo mese dopo mese, quindi per febbraio, marzo, aprile, maggio, tutta una serie di iniziative, dal crocifisso ritrovato al Festival della Letteratura, agli eventi culturali che lanceremo ancora in queste ore, all'Arena del Mare che ci sarà d'estate, alle Notti Bianche, okay, e così via. Parliamo di decine di iniziative che coprono tutto l'arco dell'anno. Questa è una città turistica che davvero sta crescendo sotto i nostri occhi. Dovremo ovviamente completare il sistema della balneazione, credo che andiamo in gara fra pochissimo per un intervento di 15 milioni di euro per proseguire il lavoro di protezione del litorale salernitano. Già abbiamo realizzato il molo fra Pastena e Mercatello, come lei può vedere. Insomma, quando avremo completato anche la stagione estiva con un rilancio pieno della balneazione, veramente potremmo dire che Salerno è a tutti gli effetti una delle realtà turistiche più importanti d'Italia, ed è un miracolo, era inimmaginabile 15 anni fa, 20 anni fa. Salerno era una città che veniva completamente scavalcata, la gente o andava in Costiera Amalfitana o se ne andava direttamente a Pestum nel Cilento, non si fermava neanche qui. Sindaco, grazie davvero, alla prossima settimana, buon lavoro da sindaco ma soprattutto anche da vice ministro ai trasporti e infrastrutture. A risentirci. Grazie a lei, auguri a Ersilia Giglio, un saluto ai nostri ascoltatori.